Immagina di essere nel 1976. Come facciamo? Dimmi che ore sono. Forse guarderei il sole. E mostrami l'ultima foto che hai scattato. Su questo? No, scusa, nel 76 no. Fammi sentire la tua canzone preferita. Io sono rimasta un po' indietro. Si necessita reggae tandale? E invece come lo faresti nel 2016? Faccio così, prendo il telefono, scorro e faccio vedere. È cambiato il mondo. Esatto. Mi puoi salutare in viva voce? Allora, dammi gli saluti Mario, figlio caro. Ai tempi si portavano le lettere, sai, c'erano le colombe, c'erano quelle cose là strane. Adesso è più facile far tutto con il telefono, puoi comprare cose, trovare una strada magari. Avendo anche il Mac mi condivido i progetti che faccio in università dal computer al telefono e me li porto sempre dietro. Allora, ho fatto una foto dei giapponesi che sono passati. Ho avuto l'iPod Nano, l'ho usato fino a logorarlo. I miei cugini e mio fratello. Questa è lei. È pratico, tengo sempre a portata di mano. Sai perché ti facciamo queste domande? No. Perché il primo aprile del 76 è stata fondata Apple. Al mio paese il primo d'aprile è il pesce d'aprile. Si prende in giro la gente e dice vai lì a vedere cosa aspetta quello là, invece non è vero. Tanti auguri Apple. Tanti auguri alla compagnia. Buona vita Apple. Tanti auguri Jobs, hai fatto una bella invenzione, spero che stai bene, dove sei? Ci vediamo fra. Un auguri italiano con il cuore, tanti auguri Apple. Tanti auguri Siri. Dov'è la torta? The technology alone is not enough. That it's technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields us the result that makes our hearts sing.